Simone Sala, direttore artistico della seconda edizione di Un Piano per Sepino. Il concerto in questa occasione è stato spostato dal Teatro Romano al Foro per ospitare un evento speciale dove l'arte incontra la storia. Volevamo provare, dico provare perché è una cosa che era stata fatta solo credo una ventina d'anni fa dalla regione Molise, quella di fare sul Foro un grande spettacolo. Considerata insomma questa riapertura del Parco Archeologico di Sepino ai concerti, visto che siamo arrivati alla seconda edizione, quindi abbiamo cominciato a fare un po' di rodaggio, abbiamo deciso con la governance del parco di provare a fare un evento sul Foro, insomma con tutte le difficoltà del caso, però come dire, le macchine complesse sono anche affascinanti. Robert Carter Austin, celebrità statunitense, vera e propria icona della musica classica, qui a Sepino per Un Piano per Sepino, per dirigere l'Orchestra Sinfonica di Latina. Well, the director of the festival, Simone Sala, is a long-time friend of mine and a great pianist as well, and we have performed many times together. È davvero molto molto felice di essere qui ed è qui perché come direttore artistico l'ho invitato, ma noi siamo amici da molti anni, da quando io vivevo negli Stati Uniti abbiamo fatto tantissimi concerti insieme ed è stato molto felice di venire anche perché era già stato in questo sito e poi ha aggiunto alla fine speriamo che gli spiriti dei romani piaccia la nostra musica. Una bellissima serata, ringrazio il mio maestro e direttore artistico Simone Sala per avermi fatto fare questa bellissima esperienza con questa orchestra e il maestro Carter Austin. Devo ammettere che è una grande emozione, anche diciamo grande prestigio suonare in un'orchestra e anche in questo posto meraviglioso che diciamo non tutti i giorni si può suonare in uno di questi bellissimi posti.